Salve a tutti youtubers e benvenuti a un nuovo video da parte del team di Portal Games. Io sono Lack. E io sono Hans. E io sono Sato, che non dirò niente per tutto il video. E oggi andremo con i giocatori buggati della Premier League, ragazzi. Abbiamo mantenuto la promessa. Per chi ha visto il video della Serie A, abbiamo detto alla fine che... Ma chi lo ha visto? Chi lo ha visto? In tanti, perché questi video vanno oltre. Quindi vi ricordo di fare mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivervi e attivare le notifiche e la maledetta campanella per seguire ogni video dei Portal Games. Prima di iniziare il video però, sigla! Iniziamo dalla porta. Il primo portiere che abbiamo selezionato è Carnesis, ex Udinese, caro Antonello. A me non piaceva sto portiere. A me piaceva invece. C'ha un 84 di riflessi, 80 di posizione, praticamente completo in tutto. Anche di rimessa 83, quindi straconsigliato. Andiamo avanti con Butland, un buggatone per eccellenza. C'ha 85 di riflessi e 83 di rimessa. Vabbè, per ottimo iniziare, per iniziare, un numero 81, ma vi consiglio di tenervelo a lungo. Sì, poi abbiamo questa novità, Ryan. L'abbiamo messo solamente perché c'è un rinvio di 90. C'è questo rilancio e fa vedere, praticamente. Questo rilancio e fa gol, ha una faccia molto seriosa. Molto seriosa. E quindi ve lo straconsiglio. Però la sensazione è che questo sia uno di quelli che fa molti marchi. Però questa piccola sensazione. Comunque, ma noi andiamo avanti. Passiamo ai andiamo difensori. Avanti, passiamo ai difensori. Abbiamo Walker. Con 90 di accelerazione, 93 di speed and speed, 81 di fisico, un 81 di fisico, 80 di difesa. E guarda quanto ha di potenza di tiro. 86, ragazzi. Ma se ci arriva Sancho Panza, ve lo consiglio. Però non è male. Lo sai cosa non mi piace quest'anno del sito, dove appunto prendiamo i giocatori buggati? Che non ci sono i prezzi, mentre gli altri anni c'erano. Perché non ci sono i prezzi, Antonio? Perché non è ancora uscito il videogioco. Bravissimo. Ovviamente. Però anche gli altri anni, bene o male, avevamo messi i primi prezzi. Sì, però erano alla fine fagliati. Non erano giusti, però per avere un'idea. Va. Andiamo avanti, non perdiamoci in chiacchiere, sì, sì, con Antonio Rudiger. Ex Roma, Rudiger comunque è un centrale garanzia, completo. 79 fisico. Sì, 80. 2 difese. Sì, ci sta. Marcatura 82, tackle 84. Non poi abbiamo male, come terzino perfetto Hector Bellerin con 95 di velocità, accelerazione 96, veloci, forse. Sì, spin speed 94. Straconsigliato. Anche stamina sulla 87, fascia destra. Fortissimo, dai, fortissimo. Andiamo avanti con Aurier, ex PSG. Esatto. Con 84 di accelerazione, 84 vabbè, speed. Vabbè, però questa accelerazione spin speed fa quasi, diciamo, ridere se sì, confrontata a ballerino. Ballerino. Però c'ha un salto di 93. E questo così tocca il cielo. Infatti, cioè, questo fisico poteva giocare a basket e nessuno lo sapeva. Neanche lui. Poi abbiamo Joel Matip, consigliato centrale del Liverpool. Poi non che è male, completo, perché c'è un overall di difesa di 84, raga. Quindi ha un intercetto di 85. Marcatura 83. Colpo di testa 85. Non è male. Consigliatissimo, consigliatissimo. Poi abbiamo questa new entry, molto particolare. Vediamo. Virgil van Dijk, Dijk del Southampton. Olandese, l'olandese si porta un 83 di overall in difesa. E anche di fisico però. Ed ha un 85 totale di forza fisica. Molto forte. Quindi molto forte e consigliatissimo. Beh, ricordiamo che solitamente centrale, questi giocatori buggati che noi stiamo appunto consigliando costano relativamente poco, sì, dai. Cioè, in base anche alle scelte che voi farete, non lo so, farete la squadra della Serie A, della Premier, insomma, sono tutti, comunque la Liga, la Bundes, sono tutti giocatori che con pochi crediti si possono acquistare, dai. Esatto, esatto. Poi, invece, abbiamo Cedric, sì, come terzino destro, con un'accelerazione di 84, spin speed 80, ha una stamina di 88. Quindi corre un po' per quasi tutta la partita. Esatto, è un bilanciamento, un equilibrio di 83. Quindi è discreto, consigliato, dai. Sì. Sono trovato a poco prezzo comprato. Vabbè, andiamo adesso al centrocampo. Vediamo i centrocampisti. Con Bernardo Silva, che io non conosco. Che ci vuole? Il fratello. Il fratello? Il David Silva. È portoghese. Questo è il fratello portoghese. Portoghese. Con accelerazione 85, visione di gioco 85. Centrocampista. Tiro
Anzi no, passaggio c'ha 84 e controllo palla 89, che è quasi un 90. Anche agilità 89. Sì, come dribbling ha un overall di 89. Insomma, stamina 80 per un centrocampista che si muove molto. Farà la differenza. Farà la differenza. Poi abbiamo il coreano Ahg Min-son con un long shot di 86, è shoot power, sì. Shoot power 83. E posizione c'è 83, accelerazione 87, sprint speed 86. Come potete vedere è completo, ha un dribbling di overall 83, quindi ve lo consigliamo. Guardate come sorride Ahg Min-son. E per questa è la dimostrazione di come anche gli asiatici, sì, sanno giocare a calcio. Vedi, c'è uno ogni tanto, ogni che, tanto gioca che esce fuori. Poi abbiamo Zaha con 90. Questo è un altro di overall di accelerazione 89, sprint speed 90, ragazzi. Buono, buono. Agilità 89, come abbiamo detto. Controllo palla 89, poi è una faccia molto sorridente. Vi consigliamo. Sì, sì, qui. Sì. Beh, dai. Poi abbiamo George Nkudu con 91. Fratello quello del Torino, no? Come si chiama? No, un culo quello. Un culo. Questo diciamo fratello, è meno volgare, esatto. Questo è più educato. Questo sarebbe velocissimo, 92, però 92 accelerazione, cioè, spin speed 91, sì, cioè, solo a parte quello. Parte la velocità questo tizio. È dei grandi capelli, devo dire. Agita, è una grande fronte. Agita, dai, non è male. Un po' mi ricorda il Medusa, non so perché. Sì, sì, il nostro amico. Oh. Andiamo avanti. Abbiamo Kouyaté con una sgommata sulla destra. E cosa lì? West Ham. Cioè, una grande forza fisica, 88 di overall. Stamina di forza 92, fisica. Aggressione 84. Standing tackle, scivolata, quindi 81. Ha una faccia veramente cattiva, quindi è straconsigliato anche l'acquisto. Era forte, ma non lo sa nemmeno lui, forse. Non lo sa nemmeno lui. Poi abbiamo attenzione, questo è un argento. Un argento raro. Che è raro vedere anche comunque nei giocatori bagagli Grey. Però quello che è pazzesco, guardate un po' in basso a sinistra, accelerazione sprint speed 90. Per essere, insomma, un argento è pazzesco. Cioè, questo che può costare 200 crediti, però non è detto. No, non è detto, volte, perché solitamente gli argenti rari costano di più. Questa è grande inculata, ragazzi, quindi occhio. Occhio ai crediti. Ok, credi, ragazzi, spendeteli bene. Poi abbiamo Alex Oxlade Chamberlain. Ah, ecco che è, cioè, ma che infatti, si è buggata un po' la situazione, perché il suo nome è enorme. C'ha non riusciamo a leggerlo. C'ha un 87 di accelerazione, sprint speed 88, agilità 84, bilanciamento, equilibrio, quindi 88. Il suo, diciamo, pezzo forte, esatto, è la velocità, ragazzi. La velocità. E anche il dribbling, come possiamo notare, non è male. Esatto, esatto. Poi abbiamo uno che corre come un cane, come dice Mike Sciosha, Bolasie. Mamma, questo corre a base di velocità, accelerazione 86, spin speed 87, shoot power 81. Fortissimo. Controllo palla 82, agilità 82, quindi straconsigliato. E si sa, Bolasie è un buggatone dal FIFA, forse dal da primo FIFA, esiste. Penso, esatto. Ormai è diventato famosissimo. Poi passiamo all'attacco con Mohamed Salah, ex Roma. Mi spiace molto che la Roma abbia venduto questo cavolo, fenomeno. Guardando queste statistiche, un po', insomma, le mani nei capelli. Sai, soprattutto romani. Sui capelli di Salah, guardate che capelli. Così c'è spugno. 93 di accelerazione. Vabbè, speed, speed 93, ragazzi. Non c'è inutile che parlo. Dribbling, cioè, esterno tutto destro perfetto. Insomma, poi abbiamo un altro ex del campionato italiano. Mi spiace, chi per era? Antonello. Alvaro Morata. No, vabbè. Ma ormai sono anni che non gioca nella Juve, quindi sì, è stato un colpo al cuore per Morata. Allora, non ha, cioè, secondo me non era da mettere nei baggati, perché comunque è forte. Sì. Ok. Però abbiamo deciso un po' come abbiamo fatto nella Serie A con chi era Belotti, esatto. Esatto, perché? Perché è forte in tutto: velocità, tiro, dribbling, fisico, passaggio, insomma, è completo. Secondo me poi sono giocatori che col passare del tempo si possono acquistare facilmente, non costano assai. Grande Antonello, ragazzi. Cioè, non sono carissimi. Poi dai, abbiamo Sadio Mané, ragazzi. Guardate che sorriso. Questi, i denti più bianchi del mondo. Questi ridono sempre, questi giocatori. Grazie, con questi stipendi. Vorrei vedere. Accelerazione 94, spin speed 92. Dribbling pazzeschi, agilità, cioè, controllo di balla. Di balla. Che è fortissimo. Insomma, un giocatore che secondo me... E si sa, ma è veloce, ragazzi. Lo mettete sull'esterno sinistro e addio. E arrivederci. Poi abbiamo Leroy Sané. Un altro con i capelli più strani. No, Manchester City. Non vedevo. 94 di velocità, accelerazione 93, spin speed 94, agilità 89, ragazzi.
di che stiamo parlando, Antonello? Sono fortissimi questi della Premier, insomma. Equilibrio 82, forte, forte. Poi abbiamo, sempre nel Manchester City, prima punta, Gabriel Jesus. Jesus. Un po' pecca. Ma siamo passati agli attaccanti, quindi. Sì, da un bel pezzo, ah, da okay. Salah, Ah, è vero, me l'ho dimenticato, cazzo, è vero. Quindi, stavo dicendo, pecca un po' sulla forza fisica. Però con l'accelerazione si rifà e anche soprattutto con compensa il dribbling, ragazzi, col dribbling. C'ha un'agilità di 93, non wow. So se ci rendiamo conto, dribbling 87, quindi va comprato. Sì, sì, è una scheggia praticamente. Poi abbiamo lui, questo la faccia non è proprio promettente. Izquierdo. Poverino, un po' brutto. Un po' sì, un po' brutto. Se è brutto è, il se... colombiano non è in gran forma. Come gioca a calcio, se è brutto non lo so. Però dai, ha una grande velocità, quindi scappa e non lo vedi. Esatto. C'ha un'accelerazione 93, spin speed 93, quindi che dire. Che cosa ne pensi, Antonio, di Izquierdo? Ma questo vende le rose. Ecco. Ovviamente, potevano essere altrimenti. Proseguiamo. Proseguiamo. Poi abbiamo... Manuel Lanzini, cognome italianissimo questo qua, può essere di Cosenza tranquillamente. Accelerazione 85, sprint speed 80, buone statistiche per quanto riguarda il dribbling, agilità, equilibrio e controllo di palla. Consigliato, consigliato. Poi abbiamo Sofian, questo nome Bufal. Forte perché c'ha 5 stelle di skill, quindi a livello di skill se la sente il marocchino. C'è un'accelerazione 83, sprint speed 81, agilità 90, bilanciamento 85 e controllo palla 86. Ragazzi, questo era l'ultimo attaccante della Premier League. Questi giocatori buggati sono comunque abbastanza buggati. Ora andremo, perché registreremo subito, di conseguenza, la Liga, la Liga e la League One. Ah, la Bundes no. Ah, pure. Pure. Ma comunque, ragazzi, che possiamo già sperare che quella francese i giocatori sarà più buono, cessi europei mai visti. Quindi seguitela nostra. Perché ci sarà da ridere. Da ridere, veramente, nomi strani. Quindi, ragazzi, vi salutiamo e si ci vede ad un prossimo video. Ciao a tutti.